E infatti continua ad affezionarsi perché all'inizio torna ad essere la peridot del pianeta natale, ma ogni tanto ha dei momenti in cui fa qualcosa che il pianeta natale non farebbe. Come quando riesce a far ridere Ametista. Quando riesce a far ridere Ametista, Peridot resta sconvolta. Non si aspettava di poter far ridere qualcuno e quindi inizia a cercare di farla ridere. Non capisce che Ametista la sta prendendo in giro. Questo perché il mondo di Peridot è fin troppo logico. È troppo legato alla logica e troppo poco al nonsenso. Come quello degli Asperger. Allora, non so se sapete dell'esistenza di questa sindrome, ma molti personaggi famosi, da Steven Spielberg, Greta Thunberg, tanti altri comunque, sono stati Asperger. La sindrome di Asperger è una sindrome che ha una serie di cose in comune con l'autismo, come il fatto che tu faccia molta fatica a capire le emozioni e i sentimenti degli altri, ma al tempo stesso ti rende un genio. Un genio spesso fissato su un solo tema, che può essere l'ambiente, i dinosauri. L'Asperger è affascinante. E infatti appare in tantissime serie TV. Abed di Community è Asperger. Sheldon Cooper di Big Bang Theory è Asperger. Pensate a Sheldon Cooper, che ha una serie di regole in testa. Regole che per una persona che non ha l'Asperger sono assurde, ma che in realtà sono estremamente logiche. Per esempio, Sheldon Cooper ha il suo posto in cui deve stare a tutti i costi. C'è un motivo se quello è il suo posto, c'è un motivo se lui si siede sempre in quel punto del divano, ma è illogico per gli altri, ma per lui è logico, così come Peridot. Nonostante ciò, Sheldon Cooper ha enorme difficoltà tutte le volte che qualcuno ha delle emozioni e quindi non capisce quando non dovrebbe dire una certa cosa, non lo so, siamo a un funerale, non è il momento giusto di dire una barzelletta. Per un Asperger è difficile capire questa cosa, perché dovrebbe essere un momento non giusto? Di solito quando la gente è triste io racconto una barzelletta, la gente diventa felice perché a un funerale non dovrebbe funzionare. Usa una logica matematica in un contesto che non è matematico. Ed è lo stesso che fa Peridot. La sua logica matematica è che se io faccio tante battute, Ametista ride di più, vuol dire che se io faccio tantissime battute, Ametista continuerà a ridere. No, no, Peridot, non è così che funziona. Perché se esageri, se ti spinge troppo oltre, Ametista ci resta male e resta ferita. E infatti Peridot nel suo fare battute a un certo punto esagera e finisce per offendere Ametista, ma non capisce che Ametista è offesa. Perché? Perché lei è sempre stata annichilita. Perché Peridot si è abituata all'idea che lei non conta nulla e i diamanti sono tutto. E quindi non è abituata all'idea che qualcuno si possa offendere per una cosa che lei ha detto o per un fatto oggettivo. Non si rende conto del fatto che anche se è una cosa oggettiva, ovvero che Ametista è imperfetta, ripeterglielo e scherzarci sopra può farle male. Per quanto sia la verità, non vuol dire che sia una cosa che tu puoi dire. Per Peridot tutto questo è molto difficile da capire, perché lei ha sempre vissuto in un mondo di logica, e questa cosa non è logica. Questa cosa succede e basta. Non c'è una spiegazione logica per cui darti un fatto oggettivo, dirti che sei grassa, che sei brutta, dirti che sei imperfetta come ametista, può far male, ma succede, succede semplicemente. E per quanto tu possa saperlo da anni e anni e anni, può fare male. Come può Peridot capire una cosa del genere? E questo è solo l'inizio, che arriva a un fulcro magico. È bellissimo quel momento in cui Peridot realizza che qualcosa non va, quando batte Perla in una gara di robot e gli altri, anziché trattare male Perla e dire «Ah, hai perso!» Le dicono, dai, sei stata brava. E Peridot non si sente come se avesse vinto. Non sente di aver sconfitto Perla, sente solo di aver fatto un buon lavoro. E basta. E gli altri gli dicono, sì, brava. Lei è sconvolta, è abituata all'idea che ogni sfida debba essere una guerra. Perché le state facendo i complimenti se ha perso? È assurdo per lei, tutto è assurdo. In particolare lo è la musica. Bellissima quella scena in cui lei vede le gemme che si stanno riposando. Inizia a gridare: cosa state facendo? Cioè, c'è una geoarma sottoterra, farà esplodere questo pianeta, perché state riposando e perdendo tempo? E loro spiegano: beh, perché ci piace, c'è bisogno del riposo.
Dal punto di vista di Peridot non ha senso, perché se tu riposi non stai lavorando, se non stai lavorando stai perdendo tempo, se perdi tempo il grappolo esplode prima che tu abbia avuto il tempo magico di poter semplicemente provare a fermare il grappolo o finire la trivella. È assurdo per lei che loro perdano tempo quando ci sono ancora dei pezzi da recuperare e delle informazioni da avere che sono recuperabili solo sulla luna, è assurdo. E così Steven prova a insegnarle la musica. La spiegazione che Steven dà a Peridot per farle capire che cosa sia la musica parte con Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Sette note. Uno schema numerico di sette suoni diversi, che potrebbero anche essere quello di un trapano e chissà quale altro, per creare una melodia. E Peridot inizia a commentare questa cosa dicendo: ma è inutile. L'arte è inutile. L'arte è effettivamente inutile. Insomma, parliamone sinceramente. Ovviamente esistono delle eccezioni, ma alla base, l'arte a che serve? Nulla. L'arte è inutile. E anzi, darle un'utilità la rende meno arte. Quindi non cercate di spiegarmi perché l'arte non dovrebbe essere inutile, perché è inutile. Non vi serve a nulla andare a vedere un film. Vi fa solo stare bene. E non bene perché il film fa qualcosa che nel mondo reale non c'è, perché spesso andate a vedere dei film horror, splatter o altro che vi fanno solo star male. Perché questo è il punto dell'arte, è inutile. E Peridot non concepisce le cose inutili, come molte persone che criticano l'arte di oggi, che vedono una macchia su un quadro e dicono: vabbè, ma no, questa non è arte. Beh, in questo video io cerco di farvi fare lo stesso ragionamento che ha fatto Peridot per vedere se anche voi inizierete magari a, beh, non dico per forza apprezzare l'arte, ma capire un pochettino di più quello che sta succedendo. Peridot non riesce a capire l'arte perché è inutile. Ed è solo la primissima cosa che realizza. La seconda è che è uno schema. Solo uno schema. Ma qual è il suo scopo? È solo per la soddisfazione di portarlo a termine. È solo per poter finire la canzone. L'unico scopo della musica è fare una canzone. E fare la canzone è la musica. Quindi è un cane che si morde la coda. Voi perché ascoltate musica? Perché lo fate? A che vi serve ascoltare una bella colonna sonora? Sì, ok, è bella, ma perché? A cosa vi serve? Lo so che vi fa stare meglio, lo so che ne sentite il bisogno, che se io vi dicessi non guarderai mai più un film, una serie TV, o non giocherai mai più un videogioco, ci rimarreste un attimo male. Beh, perché l'arte è inutile. L'arte non serve a nulla. Nessuna arte. Io per ora sto citando arti come il cinema e i videogiochi, che vanno molto di moda al giorno d'oggi, ma se prendiamo anche un quadro o una statua, sono inutili. Voi pensate che il David di Michelangelo sia mai servito a qualcosa? No. Certo, esiste l'arte che ha un'utilità, esistono le eccezioni, ma non è questo che la rende arte. Non è una regola fondamentale per poter essere arte. E Peridot inizia a concepire questa cosa quando Steven le dice: dai, canta una canzone su te stessa, scrivi una canzone. E Peridot capisce che non è solo intrattenimento, non è solo perdere tempo. Qualcosa in più, un bisogno che l'uomo ha da centinaia di anni nel profondo e che anche lei ha dentro di sé e non l'aveva mai realizzato prima. Alla fine c'è un motivo. C'è un motivo per cui la musica esiste anche sul pianeta natale. Ma è morta con Diamante Rosa. Peridot infatti non conosce la musica perché da quando non c'è più Diamante Rosa nessuno fa più balli. Lei è nata nell'era 2 e non sa che prima si ballava, prima c'era musica sul pianeta Natale. La cosa sa un po' di Coco e del solito cliché del visto che non c'è più la persona che teneva la musica, nessuno deve nominare la musica. Però effettivamente è una cosa che è successa moltissime volte nella storia dell'umanità, dove l'arte è stata vietata, o certi tipi di arte sono stati vietati, proprio perché nel suo essere inutile poteva pure essere pericolosa. Come dice Peridot, è una soluzione senza un problema. Effettivamente non sempre c'è un problema per cui devi creare l'arte, eppure è una soluzione senza un problema. Io ho sempre adorato questa definizione. L'arte è una soluzione senza un problema, cioè non c'è un qualcosa che debba risolvere, non c'è un qualcosa che davvero senza arte non potrebbe esistere, però serve e fa da soluzione.
risolve i problemi. Come succede? È uno dei misteri dell'umanità capire che cosa sia l'arte e riuscire a definirla è una cosa che nessuno è mai riuscito a fare. Certo, c'è una definizione da dizionario, ma è sempre molto limitata, è sempre ridotta all'osso, finendo per essere imprecisa, vaga e non applicabile a tutte le forme d'arte. Ed è per questo che abbiamo bisogno di una parola per definire l'arte, ovvero arte. Così come Peridot avrà bisogno della parola mipmorp. E dunque, l'utilità dell'arte, se proprio vogliamo, potrebbe essere la catarsi. Che cos'è la catarsi? E vi insegno una nuova parola. La catarsi è la pulizia. Ma non è una semplice pulizia, non è che ci sia qualcosa di sporco. La catarsi è un bisogno dell'uomo, è il bisogno di tutti quanti voi di stare meglio e riuscire a risolvere un problema. Ve lo spiego in un altro modo. Quando avete una malattia, un'influenza, per quanto voi possiate prendere una bella tachipirina, in genere non guarite subito. Non prendete una pastiglia e improvvisamente state bene e si è risolto tutto. Servono dei passaggi. Io quando ho l'influenza, per esempio, ho bisogno della febbre, poi ho bisogno del vomito, poi probabilmente una grandissima scarica di diarrea e ci vogliono tanti passaggi prima che io possa tornare a mangiare. Perché? Perché per poter star bene, devi stare male. La catarsi è quel pezzo, è quella cosa, un elemento catartico è quello che fa passare tutto dall'essere male a essere bene. La catarsi è quella che ti purifica da dentro, è qualcosa che smuove quello che hai nel profondo e ti aiuta a risolvere un problema che in realtà non c'è. Per questo serviva una parola per descrivere tutto questo, perché senza catarsi voglio vederti e spiegare questa cosa. Facciamo un esempio: qualcuno di voi ha mai avuto un grosso problema nella vita? Uno di quei drammi da cui non sembra di poter uscire. Un qualcosa che vi dà rabbia, emozioni contrastanti, qualcosa che si muove dentro di voi che non riuscite più a controllare finché a un certo punto non diventa impossibile uscirne. È questa la catarsi. La catarsi vi permette di... Come faccio a spiegarlo? Ecco, forse ho trovato l'immagine giusta. Avete presente Albus Silente? Per chi non lo conoscesse, in Harry Potter, il preside della scuola, Albus Silente, ha un pensatoio, ovvero questa vaschetta d'acqua, dove lui mette i suoi pensieri. Prende la sua bacchetta, se la appoggia alla testa, tira fuori un pensiero, che più o meno ha l'aspetto di un filo, e poi lo mette nell'acqua. E una volta finito nell'acqua, basta, resta lì. E chiunque può vederlo. Chiunque può mettere la testa dentro al cosetto d'acqua, si può respirare lì dentro, dentro al pensatoio e vedere quel ricordo, e anche lui lo può fare. E scatena emozioni, scatena informazioni, ma sta lì, separato dalla sua testa. È questo che fa l'arte. Tu prendi un qualcosa che sta dentro di te e lo metti in un oggetto, come un Horcrux. Prendi un pezzo della tua anima e lo metti dentro qualcos'altro. Rebecca Sugar ha messo un pezzo della sua anima in Steven Universe. Ma questa cosa l'ho già spiegata molto meglio in Canecottero, il video su Canecottero, quindi andatevelo a recuperare. L'arte è prendere un qualcosa che sta dentro di noi così complicato da essere impossibile da spiegare e può trasformarsi in musica, in poesia, in una statua, in un videogioco, in un film, in un cartone animato. Può diventare qualsiasi cosa e quella è arte. La cosa in cui si trasforma è arte. E riesce a trasmettere la stessa cosa anche agli altri. A volte bene, a volte lo fa male, e qui si distingue la buona arte dalla cattiva arte, ma tutti noi abbiamo bisogno di catartizzare, e Peridot ha bisogno di cantare una canzone per spiegare tutto quello che ha passato fino ad ora. E così parte la canzone. Vita, morte e amore. In inglese, Life and Death and Love and Birth. Ovvero, vita, morte, amore e nascita. È quello che ha provato, beh, Diamante Rosa, arrivando sulla Terra. È quella cosa da cui lei è rimasta affascinata. Perché sul pianeta natale non esiste tutta questa cosa, non esistono questi opposti. Sì, esiste la vita sul pianeta natale, ma è infinita, va avanti all'infinito. E quindi non ha nessun valore nello specifico, perché a meno che tu non venga frantumata, la tua vita va avanti e basta. Non c'è un opposto, non c'è una morte. Ed è questo che affascina Diamante Rosa. Il fatto che sulla Terra cambi tutto, tutto si evolve, tutto matura. E quindi ci sono, beh, questi paradossi. Vita, morte, amore e nascita. E beh, Diamante Rosa ha voluto sperimentarli tutti quanti. Certo.
Cioè, l'amore. L'amore verso la terra, l'amore verso Greg, l'amore verso Perla, l'amore verso un sacco di altri umani, l'amore. Poi la... beh, nascita, partorire Steven, la possibilità di dare vita a qualcosa che non esiste sul pianeta natale e qui significa creare la vita. È incredibile. E poi la morte. Ovvero fingersi frantumata o morire davvero e smettere di esistere grazie a Steven. E la vita. La vita è l'unica cosa che lei non poteva sperimentare perché non era mortale. Perché non era mortale come Diamante Rosa, non era mortale come Quarzo Rosa. Ma può essere mortale grazie a Steven. E quindi avere per la primissima volta una vita, una crescita, una maturazione, un cambiamento, un qualcosa di nuovo. Infatti lei è così felice che Steven stia per diventare qualcosa di radicalmente nuovo, stia per diventare un essere umano. Nel suo essere naif, Diamante Rosa ha avuto l'opportunità di creare qualcosa che non era mai esistito prima, dare inizio alla vita. Lei ha voluto così tanto la vita, e per quanto abbia fatto un sacco di errori per ottenerla, alla fine ce l'ha fatta. Dopo aver fermato il grappolo e tutto il resto, Peridot si abitua alla vita sulla Terra. E le piacciono i pini innamorati e inizia ad apprezzare l'arte sul serio, finché non se ne esce davvero con i Meep Morp. Guardate i Meep Morp di Lapis e Peridot. Vi ricordate il discorso sulla catarsi, no? L'ho fatto un attimo fa. Quella è arte concettuale. Nello specifico è il ready-made. Quindi sì, esiste davvero, esistono i Meep Morp. Anzi, è l'arte più diffusa attualmente, al giorno d'oggi. Quindi iniziamo dall'inizio, ok? Peridot descrive il Meep Morp come musica, ma senza il suono. Quindi una musica che se ne sta lì. Perché sapete, la musica ha inizio e ha fine, e non ha un'immagine. Qui invece abbiamo un'immagine, abbiamo degli oggetti. Quindi lei prende, beh, quello a cui tiene di più, ovvero il registratore, e lo trasforma in un Meep Morp chiamato Wow, grazie. Peridot, da brava Asperger, non è che sia un genio dell'arte. E quindi fa solo due opere, una che è una citazione divertente di Duchamp e l'altra che questo è un oggetto che io ho usato in cui io ho messo tutta quanta la mia vita registrando ogni cosa che provavo e ora è lì. Nessuno lo può ascoltare più, però è lì. E racconta anche una spiegazione simile a quella tipica dell'arte, con per esempio le vicende di tutti noi che sono collegate dal filo, il filo che in realtà... È la pellicola in questo caso, una pellicola su cui sono registrate effettivamente le voci di tutti quanti i personaggi principali e che racconta effettivamente una storia, come abbiamo visto qualche episodio prima, no? Quindi, sì, effettivamente è arte sotto ogni punto di vista. Ma quelle più interessanti probabilmente sono quelle di Lapis. Cioè, Lapis ha la palla da baseball e la mazza che a Lapis ricordano quella volta in cui hanno giocato a baseball. Che è una delle poche volte in cui Lapis non è stata Lapis e ha provato a giocare con gli altri. Lapis, fateci caso, sta quasi sempre per i fatti suoi, almeno in Steven Universe Future sta migliorando, però passa quasi tutto il tempo per i fatti suoi, da sola, vuole stare isolata. E quello è uno dei pochi momenti che ha passato con tutte le altre gemme a divertirsi. È un bel ricordo, per questo l'ha trasformato in un Meep Morp. Così la foglia, che le ricorda quando Steven le ha dato una foglia. Questo perché Lapis è ancora immatura, come ho detto in un altro video, è ancora giovane e non si rende conto dell'arte che sta facendo e dell'enorme valore che ha. E quando lei mette una foglia in cima a una pila di terra, non si rende conto del fatto che sta facendo arte sotto ogni punto di vista e che quella che lei ha messo non è semplicemente una foglia, ma è la rappresentazione del momento in cui lei ha deciso di fare una scelta. Non essere convinta che il mondo ce l'abbia con lei, dover prendere una certa direzione. No, è... Lei prende una decisione, prende semplicemente una decisione, di sua spontanea volontà, andando contro il pianeta natale, restando sulla Terra, per sua scelta. E tutto è partito da quella foglia che Steven le ha mostrato. E poi, geniale, assolutamente geniale, il mi sento intrappolato. Lei dice che è solo perché le piace la serie TV, ma perché ha scelto proprio quella frase? Perché ha scelto proprio mi sento intrappolato? E perché lo ha circondato di specchi? Per creare un loop infinito. Lui è intrappolato nel tempo, perché è un loop infinito della stessa frase, è intrappolato perché è quello che dice di essere,
ed è intrappolato all'interno degli specchi che lo circondano ed è intrappolato all'interno dello schermo della TV. Quel personaggio è semplicemente intrappolato. Lapis non sa perché le piace quella scena. Le piace perché anche lei si è sentita intrappolata. Non avete idea di quante volte, io o anche voi, facciamo una certa scelta senza renderci conto del perché, senza capire quale sia la motivazione che ti porta a fare quella scelta. E alla fine, guardate gli psicologi. C'è un motivo se gli psicologi spesso fanno disegnare soprattutto i bambini. Perché nel disegno tu, inconsciamente, senza rendertene conto, fai una serie di processi di ragionamento che tu non ti sei neanche accorto di aver fatto e che rappresentano qualcosa e hanno un significato. Ed è così che funziona l'arte. Esattamente in questo modo.